Buongiorno a tutti. È chiaro a ognuno di noi che siamo tutti particolarmente deboli da un punto di vista emotivo, vista la situazione inaspettata e imprevedibile con la quale stiamo vivendo oggi, chiusi nelle nostre case, costretti a non avere rapporti al di fuori delle mura domestiche con i nostri familiari, con i nostri amici, con i nostri affetti. Quindi pendiamo veramente dalle labbra di chi fa informazione. Purtroppo però non sempre l'informazione che esce è un'informazione seria e corretta. Avete sentito da tantissime trasmissioni televisive come sono circolate con insistenza voci, poi subito dopo anche smentite, circa la possibilità che gli animali domestici, i cani e i gatti, potessero contagiare l'uomo, quindi essere portatori di questo virus. Già la situazione è estremamente difficile. Cerchiamo tutti noi, tutti coloro che sono deputati a fare informazione, soltanto a fare un'informazione chiara, utile e corretta, evitando inutili allarmismi, ma soltanto fornendo informazioni vere, chiare e documentate. Di questo ha parlato con noi, veramente indignata, e posso accomunarmi nel suo sentimento, l'amica, la giornalista della RAI, Daniela Pulci, di cui ora mando un nostro contributo. Oggi vorrei fare una riflessione un po' da indignata, perché siamo tutti molto nervosi, tutti molto stanchi. E continuare a dare notizie e poi smentirle, tipo oggi, che cani e gatti potrebbero essere contagiati da chi è positivo, oppure l'altra notizia che forse a maggio, poi smentita, possiamo uscire, e tutte queste notizie che continuano prima a essere a caratteri cubitali, tutto per fare notizia, ma tutto questo sta rendendo il nervosismo di tutti noi che siamo costretti a stare a casa sempre più grave. Io faccio un appello, chiedo aiuto ai miei colleghi, a chi è preposto a monitorare tutta questa situazione così grave, l'Istituto Superiore della Sanità. Chiedo proprio di moderare le parole, fare attenzione a quello che si dice, perché abbiamo già notato quanti animali sono stati abbandonati perché qualcuno ha detto che sono infetti, potrebbero infettarci. Adesso quest'ultima notizia, che prima dicono che forse potrebbe essere il gatto ad aver infettato quel signore di Anzio, poi smentita subito dopo, immediatamente dopo la notizia così eclatante. Da giornalista chiedo veramente di stare attenti, smetterla, perché non tutti riescono ad avere la capacità di mettersi distante da queste notizie, e l'emotività può provocare danni ancor più di quello che sta già accadendo. Buona giornata. Un grazie sentito veramente alla collega, alla giornalista Daniela Pulci, per il suo intervento partecipato, sentito, veramente passionale. Grazie, arrivederci al prossimo intervento.